questa accoglienza veramente bellissima, calda. Grazie. Grazie di cuore. Siete tantissimi. Abbiamo riempito un palazzetto. Io dico, ho detto al vostro vescovo che ringrazio le autorità di essere presenti. Però insomma, avere il vescovo davanti qui è una cosa grande. Facciamo un applauso a tutti i sacerdoti, a tutti i parroci. Io dico sempre, quando organizzo questi pellegrinaggi per andare a Medjugorje, la mia prima preoccupazione è riempire l'aereo con i pellegrini che sarebbero greci, ma poi se non c'è il pastore come fai a fare il pellegrinaggio? E purtroppo trovare dei sacerdoti non è facile, perché i parroci sono un po' isolati, sono soli nella loro parrocchia, hanno mille attività da seguire. E allora mi arrangio un pochino, no? Quando c'è un viceparroco allora dico dagli il turno, così mi vieni con me su. E però non è facile, però guardate che avere un sacerdote vicino a casa è una cosa. Sono arrivato all'albergo dove sono, adesso non mi ricordo come si chiama, ma ho visto che davanti c'era la chiesa. Allora adesso approfitto, chiedo subito domattina che ora c'è la prima messa. Non lo dico perché c'è il vescovo, perché veramente oggi sento il bisogno di andare in chiesa alla Santa Messa. Cioè, immaginatevi, io che 2 anni e mezzo fa avevo nella testa solo Twiga, il milionaire, la Juventus, la televisione, gli ascolti, lo share, oggi c'è Gesù. Questo è un miracolo. Intanto avrei l'onore di raccontare più da vicino la tua storia. Intanto ti faccio accomodare. Vengo al telefono, che se no mi chiamo subito mia mamma adesso. E possiamo sentire che mi diventa la mamma. Solo che se puoi attaccare a parlare mia mamma siamo fregati. Allora spegni. Allora, invitiamo anche a salire la famiglia De Nicolò che si sta organizzando con i piccoli. C'è la novità. Buonasera Joshua. E buon appetito. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire ciao a tutti? Ho impegnato a mangiare, mi sembra giusto. Accomodatevi, vi presentiamo la piccola Ginevra Benedetta, che ha poco più di 3 mesi di vita. Il titolo di questo ingresso è questo: Joshua non è più solo. Perché è arrivata la sorellina, no? Ora Joshua, voi non so se sapete tutti la storia, ma conoscete il papà perché è un personaggio famoso, perché lavora in televisione, è un bravissimo presentatore, comico, sa fare tutto, ma quando mi ha portato in braccio quel bambino 2 anni fa, io non sapevo nulla. E lui, pur essendo un bravissimo comico, non aveva poco niente da ridere con me, che era una situazione drammatica. Io mi sono trovato sto bambino in braccio alle 7:30 del mattino davanti alla casa della leggente Mirjana Dragicevic a Biaccovici, a Medjugorje. E lui mi ha detto: io ti ho sentito parlare in televisione, mio figlio sta morendo, tu sei l'ultima possibilità, portamelo su te quando appare la Madonna, perché io non so come fare. Non ti ho detto. Io ti do questo mio figlio. Mi ha dato questo bambino in braccio che era fagottina così. Giosso aveva tutti gli occhi neri qui sotto, era gonfio, si vedeva che lottava contro il male, e aveva quanti mesi aveva? 22 mesi, aveva poco più di un anno, quasi 2 anni. E voi vi potete immaginare, no? Una cosa del genere, cosa dici, cosa fai? Sono andato subito dalla veggente e gli ho detto: guarda, io mi trovo in questa situazione e non sapevo niente. E perché lui aveva preso la guida che utilizzo anche io per i pellegrinaggi. Quindi la sera prima mi chiama la guida e mi dice: guarda, c'è una situazione, vedrai domani, bisogna fare qualcosa. Sicché io porto su sto bambino sulla collina, non vi dico, io mi dovevo operare all'altra,
sono operato quest'anno, ho fatto l'intervento perché ho giocato tanti anni a calcio, a tennis, e avevo tutto distrutto, no? Quindi ho dovuto fare un intervento all'acetabolo, alla testa del femore, all'osso del femore, quattro ossa tagliate, tutto, ho messo le protesi, tutto, perché non camminavo più dai dolori che avevo. Quando ho portato su Giosa, io ero male a nato, no? Quindi andavo su con questo bambino, adesso metti che scivolo, perché era bagnato in terra. E poi un signore di Messina ha fatto l'immagine mentre lo portavo su e l'ho messa nella trasmissione del 30 maggio, che ho fatto viaggio a Medjugorje, l'avete visto, quello lunedì 30 maggio ha avuto un successo incredibile. Di cui il libro, terzo libro, che nasce proprio da questa idea di questa trasmissione per me. Io portai su Giosso col bambino, poi dissi alla mamma, ma venite su anche voi, perché un bambino piccolo così, metti che si mette a piangere, che cosa, non ha detto una parola, poverino. C'aveva una bandanina, sulla testa. C'era tra l'altro tanti mesi di ospedale, lui era attaccatissimo alla mamma, non veniva in braccio neanche a me. Sì, quando, sì, ma io... quando ti ha visto ti ha teso le braccia. Sì, mi si è attaccato al collo, è rimasto buono. Infatti. Durante l'apparizione era come rapito, proprio io dico quei momenti sono stati i momenti più intensi della mia vita, perché io mi sono trovato proprio immedesimato nella sofferenza, nel dolore e nella sofferenza. Poi la sofferenza di un bambino ti strappa il cuore, la sofferenza di tutti ti strappa il cuore, ma l'innocenza di un bambino perché deve soffrire? Quante volte ci poniamo di fronte a questo mistero? Poi era il 2 luglio 2009, giusto? Croce Blu, ogni 2 del mese, sapete, c'è l'apparizione. Sono contento di avere un vescovo che mi piace molto buono, come sono contento. Siete fortunati, di avere un vescovo che mi date il cuore come giuro. Perché non è facile, ve lo dico, non è facile. Ci sono quelli prudenti, ci sono quelli scettici, ci sono anche quelli che contrastano. Ma avere un vescovo che fa tipo per me giù voi, mi spiace solo che sia interista qualcuno, va bene, stiamo scherzando. E così io mi sono trovato quella mattina lì, poi il 2 luglio, dopo 18 giorni, il 20 luglio mi telefona la mamma, la Betty, e piangeva. E io ho detto, è morto, perché Giosso, dovete sapere che aveva 20 tumori. A tutte le ossa del corpo, agli organi, la spina dorsale, aveva infettato tutte le ossa del corpo. E io quindi ero orientato a pensare in quel momento che cioè, la mamma piange, mi chiama, cioè, è quello che si poteva fare, pregare, io ho pregato per questo bambino. Ma la mia preghiera è quella. La preghiera di un ex peccatore, io mi considero ex peccatore, ma sempre pronto ad andare a confessionale il più vicino possibile, perché siamo proprio poca cosa, non è che ci dobbiamo mai montare la testa, né prima quando non credevo, né adesso che credo mi rendo conto quanto sia grande Dio, quanto siamo piccoli noi, però mi do da fare, mi impegno a tutto campo come un mediano, mi ricordo da tutte le parti. E poi mi dice, mio figlio è guarito, non ha più un tumore. Io sono rimasto senza parole, non riuscivo a parlare di nulla, perché dicevo, come è possibile che Dio mi faccia vivere una cosa del genere? Col bambino proprio sulla mia strada, perché lui ha tagliato la mia strada. Cioè, come è possibile che io, che ho nella testa solo la Juventus, la televisione, questo mondo qui, i contratti, i soldi, lo share, gli ascolti, gli spot, la pubblicità, mi trovo un bambino che ha 20 tumori e che lo devo portare dalla Madonna. E mentre sono lì che prego per questo bambino, la Madonna fa un miracolo, intercede presso Dio che fa questo grande miracolo. Che cos'è la vita? Cos'è?
cos'è la vita di ciascuno di noi di fronte a una cosa del genere? Ditemi voi, uno come me che non ha fatto altro tutta la vita che raccontare le storie delle altre persone, che raccontare gli eventi, la cronaca nera, la cronaca giudiziaria, lo spettacolo, l'intrattenimento, sempre raccontato, raccontato. Cosa vuoi raccontare di fronte a un caso del genere? Ce l'ho messa tutta a raccontare questa storia. Per 2 anni non ho fatto altro che parlare in televisione di questo bambino. Però bisogna anche mettere bene i puntini sulle i, perché il mio lavoro è pericoloso. Il mio lavoro, quando parlo in televisione, scrivo in un libro, e questi libri, tra l'altro, il primo libro dove c'è la storia di Giosuè ha venduto 230.000 copie. Cioè, cosa vuol dire? Che c'è un altro miracolo anche lì, perché non è nelle mie capacità. Non è mai stato nelle mie capacità di essere uno scrittore seriale, di scrivere libri che parlano di Gesù, della Madonna, e vendono 220.000 copie. Cosa succede nella mia vita che non ho mai scritto una riga della Madonna? Non ho mai detto una parola della Madonna. Non sono mai andato a messa per 30 anni quando mia mamma, che ci faceva una malattia, che voleva che andassi a messa a Pasqua, a Natale, almeno a Pasqua, a Natale, io guardavo l'ora, sbuffavo, volevo andare a giocare a tennis o correre dietro le ragazze. E mi trovo a vivere una sensazione forte come questa. Che significa? Cosa è successo nella mia vita di così immenso da farmi cancellare tutto? Io ho resettato tutta la mia vita. La mia vita è ricominciata con la Madonna a Međugorje. E la Madonna mi ha portato da suo figlio. Oggi mi interessa della Divina Misericordia di Sor Faustina. Sono passato dalla Juve a Sor Faustina. Da Del Piero Madre Speranza, Amore Misericordioso. Cioè, due facce della croce di Cristo. L'amore misericordioso di Madre Speranza, quando Cristo è sulla croce, non ha ancora esalato l'ultimo respiro e perdona il ladrone che ha rubato tutta la vita. E la Divina Misericordia di Gesù, di Suor Faustina Kowalska, tanto amato da Giovanni Paolo II, che è Gesù che è già risorto con i buchi nelle mani e il cui sangue e acqua escono dal costato e ci puliscono dai nostri peccati quando noi andiamo dai parroci, perché la chiave della nostra vita è la parrocchia e la famiglia. Parrocchia e famiglia. È tutto lì, è tutto lì. La risoluzione dei nostri problemi sono lì. Non è nel cambiamento dei politici, non è nel cambiamento dei manager della borsa, non è nelle grandi aziende, non è nelle finanziarie, non è nei mutui, non è nelle banche, non è nel grande trust finanziario internazionale. La risoluzione della nostra vita è nella risoluzione dei valori del cuore. Se non andiamo a monte, se nella nostra vita non andiamo a monte e non la smettiamo di parlare di crisi finanziaria, di soldi, di tasse, di mutui, ma non cominciamo a parlare del cuore, dei valori, della crisi dei valori, è lì che bisogna iniziare. Prima curiamo il cuore, poi la borsa. Se non partiamo dalla nostra spiritualità, dalla nostra anima, e non la smettiamo di parlare 24 ore al giorno del corpo, non andiamo da nessuna parte. Questo dobbiamo fare, dobbiamo ingrassare l'anima, umidificare l'anima, fare benedire l'anima, stare con Dio e col bene, non stare col male e non stare col demonio. Dobbiamo capire che il male è il demonio, e se io parlo di demonio parlo di Satana, e se parlo di Satana non parlo di superstizioni medievali, ma parlo del Vangelo. Dobbiamo smetterla di andare dai maghi, dalle cartomanti, dalle fattucchiere, perché lì c'è il demonio, c'è l'esoterismo. State nelle parrocchie, state dai vescovi, state dai frati, state dalle suore, pregate, perché con la preghiera si diventa più bravi a parlare e più furbi e più intelligenti.
c'è Dio e a sinistra c'è Satana, se pregate sapete che la strada giusta è quella dove c'è Dio. E sapete dov'è Dio. Ma se non pregate, fate la fine di quelli che vanno al casino, 50%, rosso e nero. Se sbagli vai in bocca al mare. Il male si traveste, perché non è che lo vediamo con gli zoccoli, e mica scemo Satana che si palesa con gli zoccoli in forcone come una bestia orripilante, no, si traveste, da, scusate il termine, anche da una bella gnocca, ecco, si traveste dalla sessualità, si traveste dal gioco d'azzardo, si traveste dalla cocaina, si traveste da eroina, si traveste da fumo, si traveste da hashish, si traveste da marijuana, si traveste da trasgressione, si traveste da rubare, da ammazzare, si traveste da quelli che fanno i reati. Ecco quello che è. Si traveste da corruzione del sistema politico, del sistema finanziario. Satana è potere. E nell'ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje, del 17 a Vienna, di una serata eccezionale davanti al cardinale Schönborn, che ha fatto una messa nella cattedrale di Santo Stefano, che è una delle chiese più importanti del centro Europa e dell'Europa dell'Est, perché l'Austria, c'era un impero austro-ungarico che comandava fino a Budapest, ha presieduto la Santa Messa, ha celebrato, ha fatto l'adorazione, e davanti c'era il veggente Ivan che si è inginocchiato durante il Santo Rosario, è caduto in estasi, e la Madonna ha detto: state attenti, perché Satana vuole la guerra. Sappiate che c'è un nemico forte, che è il male, che si manifesta nella società civile di oggi con l'inimicizia, con l'invidia, con la gelosia, con l'esoterismo, con le formule di queste pseudofilosofie orientali come il Reiki, come la cromoterapia, come tante cose che noi seguiamo come idoli risolutori della nostra vita, mentre invece se stiamo attaccati al Vangelo, a Cristo, sappiamo fare discernimento, e soprattutto state attaccati alla vostra Chiesa, perché la nostra Chiesa, la prima Chiesa, è la nostra parrocchia. Non andate a cercare veggenti, non andate a cercare subito grandi carismatici, prima andate dal vostro padre, perché è la quotidianità, è la costanza che conta. Sei stato un fiume in piena, accomodati. Allora, io volevo intanto ringraziare, scusatemi se io ho un protocollo ma lo devo assolutamente seguire, non come lui che è veramente un fiume in piena. Allora, un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito per la buona riuscita di questa serata, intanto le forze dell'ordine, gli imprenditori locali e le associazioni e i volontari. Un ringraziamento particolare va anche all'amministrazione comunale che ha patrocinato l'iniziativa e ha concesso questa struttura gratuitamente. A questo punto io inviterei per un breve saluto il nostro sindaco Nicola Lopatriello qui. Un saluto. È emozionante questa struttura, comunque, è enorme ed è emozionante. Racconto di Paolo, saluto, saluto anche Manuel con la sua signora. Lui è notissimo fuori coro perché faceva parte della Very Strong Family, è stato qui tante volte. Allora, che dire, un saluto breve, diceva Maristella Montano, ma il saluto innanzitutto lo rivolgo a voi, fedeli, cattolici, cristiani, presenti in questa splendida struttura che l'amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione del comitato civico, con a capo il mio amico e consigliere comunale Pino Ferrara, che tanto ha fatto e tanto ha voluto dare per la buona riuscita di questa manifestazione. Una manifestazione sicuramente di fede, di testimonianza di Maria, della Madonna, di Medjugorje, così come stava raccontando Paolo. Tutti noi abbiamo avuto nella vita momenti
difficili, momenti di disperazione, momenti di difficoltà. E soprattutto in questi momenti, Paolo, se ci si lascia andare, qualcuno che non ama la vita addirittura perde la vita, perché tanti si suicidano. C'è chi invece si lascia andare e abusa poi di sostanze stupefacenti, super alcolici, di sesso, così come leggevo su alcune biografie. E quindi in questo momento, che veramente io sentivo questa forza, questo calore che ci stavi dando con questo tuo intervento, però in questi momenti c'è bisogno dell'intervento di Maria, della Madonna, del Cristo che ci dà la luce, la forza per andare avanti. E quindi queste manifestazioni, con l'importanza di questa serata, servono per nutrire l'anima, servono per capire che cosa veramente può dare all'uomo questa forza interiore di Maria e della Madonna. Questo lo dico perché anche noi abbiamo avuto delle esperienze nella vita che il più delle volte ci hanno provato, ma proprio con l'appoggio e l'aiuto del Signore siamo riusciti ad andare avanti. Lo stesso Manuel sicuramente ha avuto modo di toccare con mano questa forza, questa importanza, questo flusso che non è legato, diceva bene Paolo Brosio, che pensava di aver avuto tutto nella vita: notorietà, ricchezza, belle donne, la capacità di entrare e di essere invitato un po' in tutte le trasmissioni televisive. Voi immaginate che cosa significa, però poi nel momento in cui ci si sente soli non siamo capaci di affrontare le difficoltà, e quindi questo ci spinge, deve spingerci sempre più. Lo dice un sindaco cattolico, un sindaco moderato, un sindaco cristiano. Una città moderata, una città cattolica, sicuramente non è xenofoba e razzista, come qualcuno ci ha definito in questi giorni, dobbiamo sperare sempre nell'aiuto del nostro Signore e di Maria. Noi abbiamo anche Maria Santissima del Ponte, che è la nostra protettrice, e quindi della Madonna. Quindi sono felice di vedere questa struttura così piena, veramente toccante vedervi in tanti in questa serata, e dire, voglio prima di chiudere ringraziare la presenza delle autorità civili, di quelle militari, delle autorità ecclesiastiche, del coro delle nostre due parrocchie, e chiudere dicendo sempre: invochiamo Maria affinché ci dia la forza, il coraggio, la lucidità e la determinazione necessaria per affrontare soprattutto i momenti più difficili, e lavoriamo tutti insieme, senza odio, senza rivolo, per il bene comune. Grazie e buona serata a tutti. Noi diamo brevemente la parola anche al cuore pulsante di questa iniziativa, Pino Ferrara, l'amico Pino Ferrara. Ecco Joshua, volete sapere, anche un mio amichetto, e quindi... E viva la Madonna! Bravissimo! È un bambino meraviglioso, davvero, io lo conosco bene. Che ci incontriamo gli amici di noi, oppure ovunque, in qualsiasi trasmissione, lui esce e dice sempre: viva la Madonna. Quindi Joshua adesso non ha fatto altro che ripetere una sua frase. Ha finito di mangiare e quindi l'ha detta, perfetto. Allora, dicevamo, Pino Ferrara è stato il promotore di questa iniziativa, lui è stato due volte a Međugorje, insomma, una tua esperienza di vita vissuta che è sfociata poi in una serata così importante. Buonasera a tutti innanzitutto. Voglio, prima di iniziare a parlare, ringraziare un attimino soltanto le nostre guide spirituali con in testa il nostro vescovo Francesco Nolè. Io voglio partire da questo libro che Paolo, il sottoscritto, ha regalato, diciamo, all'epoca, nella settimana prima di Pasqua, ad aprile del 2011, dove Paolo scriveva:
per gli amici della Biblioteca Comunale di Policoro, Paolo Brosa, viva la Madonna. Questo libro si trova nella nostra biblioteca comunale a disposizione di tutti. Io sono partito da questo libro ed è in quel momento che mi è nata la voglia di portare Paolo Brosa a Policoro. Perché vedere la gente che va a Bisbore è bellissimo, però io in questo momento non riesco a dire nulla, perché la sensazione che si prova in quel posto è indescrivibile. Io posso dire soltanto una cosa, indipendentemente se ognuno di noi è cattolico o meno cattolico, provate ad andare in quel posto e poi ne parliamo dopo al ritorno. È indescrivibile, posso dire soltanto questa cosa qui. Poi il resto lo faranno le testimonianze che sentirete qui. Lì a Medjugorje testimonianze ce ne sono tantissime, forse è quella la vera forza, la vera fede, la spinta che ti dà. Lì si ha il vero cambiamento. Io non vi nascondo che in quel giorno lì, quando ho incontrato Paolo e la veggente Visca che era a suo fianco, mi sono sentito preso a schiaffi, vi dico la verità. Mi sono sentito preso a schiaffi, non mi vergogno di dirlo. Io dico, questa sera per molti di noi forse inizia il cammino della fede. Preghiamo questa sera, però preghiamo anche nel futuro. Da domani mattina tutti i giorni. Grazie, ma io intanto volevo dirvi che ci sono diversi punti vendita dei libri di Paolo Brosio, l'ultimo che è uscito proprio pochi giorni fa, si chiama Viaggio a Medjugorje. Ci sono anche gli altri due libri, il primo A un passo dal baratro e il secondo Profumo di lavanda, e ricavato dalla vendita dei libri va in beneficenza. E poi volevamo anche raccontarvi l'esperienza di Paolo Brosio lì su quel territorio, martoriato da una guerra di circa 15 anni fa, un territorio tutto da ricostruire. Paolo Brosio sta insieme ad un'associazione realizzando dei progetti molto importanti. Intanto chi è stato lì ha sicuramente visitato l'orfanotrofio di Suor Cornelia, i bambini di Suor Cornelia, sono tutti bimbi orfani di quella guerra e vivono insieme a Suor Cornelia che con tanti sacrifici li porta avanti, li cresce. E in quella struttura c'è anche un grande progetto, quello di accorpamento dei minori con gli anziani, cioè unire la storia, la memoria degli anziani con il futuro e la speranza dei bambini. L'altro progetto è indirizzato ai giovani che sono bravi, che vorrebbero tanto studiare ma che purtroppo non hanno l'opportunità di studiare. Sono due progetti importanti che lui con tenacia, forza, forse anche caparbietà sicuramente porta avanti. E insieme alla vendita dei libri dislocati su più punti del Palaeco ci sarà anche una raccolta fondi, quello che volete, la donazione è libera e andranno tutti in questi due posti, nel posto di Suor Cornelia e per questo progetto del futuro dei giovani di Medjugorje. Sono i giovani talentuosi della Bosnia Erzegovina che sono, possono essere musulmani, cattolici, ortodossi, ma frequentano comunque i frati francescani minori, perché questo progetto delle borse di studio per gli studenti talentuosi ma poveri era un progetto che è nato da padre Slavko Barbaric, che è uno dei pilastri spirituali di Medjugorje insieme a padre Jozo. E quindi mi sono indirizzato sul progetto cosiddetto nonni e nipoti di Suor Cornelia, cioè gli anziani abbandonati, gli orfani abbandonati, che abbiamo costruito prima l'asilo nido e la scuola materna, un palazzo di due piani, un edificio di due piani dove ci sono i bambini più piccoli. A fianco abbiamo costruito questo altro stabile dove vengano introdotti altri 18 anziani e poi c'è uno spazio comune molto grande. E i bambini più piccoli dell'asilo nido della scuola materna dalle 15 alle 19 entrano in questo spazio comune con gli anziani che sono abbandonati. Gli orfani sono abbandonati, ma nel momento in cui si incontrano gli anziani gli raccontano le favole e gli fanno fare i disegnini della scuola materna e a quel punto diventano i loro nonni e loro i loro nipoti. Io quando ho sentito questa idea ho detto io devo fare qualcosa per questi bambini, questi anziani, perché se vai a vedere nelle grandi città nostre, no?
In genere gli anziani sono sempre abbandonati negli ospizi e i bambini, gli orfanotrofi, sono sempre dall'altra parte della città, non è che per questioni anche igieniche non possono mangiare insieme, però chi ha detto che non possono convivere per due ore nel pomeriggio, tre ore? Sor Cornelia sta facendo questo, e allora quegli anziani abbandonati sono diventati nonni e gli orfani sono diventati nipotini. Un messaggio semplice però importante, dicevamo storia e futuro insieme. A questo punto noi salutiamo e ringraziamo la Scuola Cantorum San Francesco, realizzato dal connubio del coro della chiesa madre di Policoro e della San Francesco d'Assisi. Loro cominceranno con un loro brano, Ave Maria, cominciando con un messaggio: affidiamo il nostro cammino di totale dedizione a Dio, alla Vergine Madre, affinché cresca in noi il desiderio di Gesù, sorgente della vita vera ed eterna, trasparenza dell'amore di Dio e riflesso della tua bontà. Accompagnati diretti dal maestro Paolo Di Rosa, il coro della Scuola Cantorum San Francesco d'Assisi. Thank you.
credo che lo accogliamo tutti, quello di fare una piccola preghiera. Sì, io direi che capisco che avete aspettato un po', però penso che per me è anche più facile parlare con voi di certi argomenti dopo aver pregato, perché pregare è la cosa più importante che c'è. Siccome c'avete il vostro pastore qui, il vostro vescovo, visto che oggi è venerdì e ci sono i misteri del dolore, mi sarebbe piaciuto, non dico tutti perché magari facciamo solo troppo tardi, però almeno i primi due misteri si possono recitare, no? Se vuole venire qui con me, eccellenza. Allora, sì, se mi prendo. Penso che la cosa più bella sia pregare. Adesso qui io ho un libretto, adesso vi racconto la storia di questo libretto perché si coniuga bene anche la mia testimonianza. Vedete, questo libretto mi è stato regalato, no? Quando io ho cominciato a fare le prime testimonianze, che ero nella difficoltà, nel dolore della vita, perché ho avuto a 50 anni, la mia vita è stata come un treno, no? Sono andato avanti, non mi sono accorto mai di niente di quello che succedeva attorno a me, perché se giocavo a calcio andavo avanti, se giocavo a tennis facevo i tornei, se facevo le trasmissioni facevo gli ascolti, se andavo al centro chimico, tanto che te ne intendi di me. E se facevo trasmissioni, passavo da una trasmissione all'altra, erano sempre ascolti alti. Sapete, se fate gli ascolti alti, arrivano i contratti pubblicitari, arrivano le serate.